Buon pomeriggio, bentornati a Forum Pia Pop, qui la web TV di Forum Pia 2023. Allora, ci hanno raggiunto Giovanna Stagno, ciao Giovanna, ciao Maurizio, ciao, e Lerina Aversano, professoressa all'Università degli Studi del Sannio e coordinatrice del progetto Edit4DT. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, Giovanna, di che cosa parliamo in questa intervista? Allora, intanto sono molto contenta di essere qui perché, come vedrete, parleremo di un progetto di cui anche FPA è partner, quindi insomma un progetto che ci aiuterà negli obiettivi della mission, ce lo dirà Lerina, a digitalizzare gli enti locali, soprattutto con un focus sui comuni, anche piccoli, soprattutto piccoli. Parliamo di un progetto che si colloca all'interno di un contesto europeo, all'interno di diciamo una linea di trasformazione appunto delle società e delle economie europee, che nasce, no, a partire da una rete di poli di innovazione. Ma io quello che insomma utilizzerei Lerina che è qui per chiederle proprio qual è il contesto di questo progetto, quali sono gli obiettivi in cui a livello europeo si sta puntando l'attenzione. Allora Giovanna, grazie, grazie per l'invito, grazie per la partecipazione al progetto e grazie anche per la domanda, perché ci consente di spiegare un po' meglio che cosa sono questi European Digital Innovation Hub. In effetti questi progetti si caratterizzano per una differenza sostanziale rispetto alle altre tipologie di progetti di innovazione che sono stati proposti sia a livello di Stato membro che a livello di Commissione europea. La differenza qual è rispetto agli altri progetti del passato? In passato sono stati finanziati per l'innovazione progetti di ricerca, progetti di trasferimento tecnologico che avevano però l'ambizione di raggiungere degli obiettivi ben definiti, circoscritti e limitati nel tempo. Questo invece è un programma europeo che punta su un'infrastruttura stabile, un network stabile, e quindi la differenza sostanziale è proprio nel network europeo, cioè questi hub sono in connessione tra di loro e devono essere distinti sia per target, cioè i soggetti beneficiari, che per copertura territoriale. L'Europa ha investito così tanto in questi progetti che ha creato una sovrastruttura chiamata DTA, Digital Transformation Accelerator, che ha proprio il compito di vivacizzare e mantenere attivo il network. Quindi gli hub sono messi in collegamento tra di loro attraverso una fitta rete di comunicazione, per cui ognuno sa quali sono i servizi offerti dall'altro, ognuno sa quali sono i target offerti dagli altri e le opportunità, diciamo, di collegamento avvengono anche nello scambio dell'erogazione dei servizi, per cui ad esempio il nostro hub è vero che è pensato per l'Italia in quanto Stato membro, è vero che offrirà servizi alla pubblica amministrazione locale italiana, ma nulla vieta che in Spagna, a Madrid, domani scoprano, certo, che i nostri servizi sono di interesse e possono beneficiare attraverso il nostro hub di questo tipo di innovazione. Quindi sottolineo che la differenza è proprio il network e l'investimento sul network, perché il network non si mantiene da solo, si mantiene con delle risorse. Certo. L'Europa ha investito in queste risorse, in passato questo tipo di investimento non è mai stato fatto. Quindi parliamo di servizi offerti alle pubbliche amministrazioni locali, possiamo spiegare un po' che tipo di servizi? Certo, allora i servizi in effetti si collocano lungo quattro dimensioni determinanti, proprio per la struttura prevista dalla call europea. La prima categoria di servizi è quella che viene denominata test before invest, cioè l'Europa dice alle pubbliche amministrazioni: anziché comprare subito qualcosa di cui non siete convinti, fate prima un test, una prova. E così nel nostro caso i comuni, che sono i principali beneficiari, o anche le ASL, che sono appunto PIA locali, potranno testare gratuitamente i servizi offerti dalle aziende partner del progetto. Questo in qualche modo consentirà di fare delle scelte
scelte più meditate, di evitare ovviamente lo spreco di fondi pubblici e di guidare in maniera più stabile l'innovazione, ed è la prima categoria. Ovviamente, diciamo, questa cosa per essere sostenuta nel tempo richiede anche competenze adeguate, certo. E per questo la seconda dimensione dei servizi è quella che invece si articola nella dimensione della formazione, di skill, di competenze, attenzione non necessariamente sulle tecnologie digitali, ma anche sulle competenze relative alla gestione dell'innovazione, uh-huh. I driver dell'innovazione. No? Sappiamo che tutte le nostre PA hanno indicato, diciamo, perché è previsto dalle normative vigenti, un responsabile della transizione digitale. Ecco, noi vogliamo supportare la formazione continua di questi responsabili della transizione digitale, perché tutto parte da una buona motivazione. Certo. Il terzo asse invece è quello dell'accompagnamento alla ricerca delle fonti di finanziamento. Noi questa dimensione la chiamiamo financing, uh-huh. Ed è sostanzialmente un contributo che noi vogliamo dare accompagnando i comuni nella ricerca, e in questo momento ci sono tante opportunità, ma abbiamo visto ampiamente dalla cronaca locale che i comuni non ce la fanno da soli a intercettare tutte le opportunità di finanziamento, e noi ci proponiamo come interlocutori, quindi vogliamo accompagnare i comuni alla ricerca delle opportunità di finanziamento. E la quarta dimensione è quella di creare proprio un ecosistema in cui scambiarci best practice, scambiare relazioni tra i fornitori di servizi e i beneficiari di servizi, per fare in modo da sostenere in maniera strutturale nel tempo questo tipo di processo di innovazione. Sono dei servizi molto importanti. Pensiamo anche a un'intervista che abbiamo fatto questa mattina, dove parlando con un sindaco di un comune è uscito fuori che molte volte i comuni hanno difficoltà non solo ad accedere ai servizi, ma anche a gestirli. Quindi probabilmente un progetto del genere può aiutare anche questi piccoli comuni. Certo, soprattutto i piccoli comuni, infatti, perché non hanno le risorse interne. Ovviamente non è soltanto un problema di competenze, è anche, certo, di numerosità, certo, delle risorse, perché nei piccoli comuni c'è proprio poco personale. Però talvolta, diciamo, questo personale non è neanche adeguatamente formato, quindi, certo, un giusto accompagnamento sia come formazione di personale interno, ma anche come fruizione diretta dei nostri servizi, può essere utile in questa direzione. Lerina, tu parlavi di connessione, di network, di rete stabile di questi poli. Mi piace ricordare che nella storia di questo progetto, il progetto non è stato subito finanziato, ma ha ricevuto il Seal of Excellence, che è un riconoscimento, un marchio di qualità, che ha permesso poi al progetto di essere finanziato con fondi nazionali, quindi dal Ministero. Io mi chiedo, in questo ragionamento sulla sostenibilità dell'innovazione, sulla rete appunto fra comuni, fra realtà, fra università, perché poi non l'abbiamo detto, ma magari ce lo racconti, dentro questo progetto ci sono realtà private, associazioni, pubbliche amministrazioni, enti di ricerca. Qual è il valore che, diciamo, un insieme di connessioni, questo tipo di connessioni porta al Ministero e a livello, diciamo, nazionale per gli enti centrali? Sì, allora diciamo che il progetto inizialmente ha avuto un finanziamento diretto dalla Commissione Europea semplicemente per mancanza di fondi, perché i fondi non erano sufficienti a finanziare tutti i progetti che avevano raggiunto degli ottimi obiettivi di qualità. E come dicevi tu prima, noi abbiamo avuto il Seal of Excellence, che ovviamente ci ha consentito di ricevere un finanziamento direttamente dallo Stato membro, quindi in questo caso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al 100%. E la cosa rilevante è che l'Europa ha detto subito, dice, noi non abbiamo fondi per coprire tutti quanti gli EDH, ma tutti quelli che verranno ugualmente coperti dagli Stati membri saranno riconosciuti come EDH nel network europeo. Quindi questo ci dà la prospettiva di sostenibilità nel tempo, perché siamo a tutti gli effetti nel network europeo, anche se siamo finanziati al 100% dal MIMIT, ora si dice così, MIMIT, sì. E non metà
Europa e metà MIMIT, e ovviamente la prospettiva è 3 anni di progetto, poi una valutazione, altri 4 anni di progetto, ma ci è stato chiesto dall'inizio di scrivere un progetto che fosse sostenibile nel tempo, quindi ci proponiamo di lavorare come poi un polo di trasferimento tecnologico permanente, come una struttura permanente. Questo ovviamente lo si intravede anche nella strategia del Ministero, che inizia a includere la presenza negli EDH in molte call che vengono aperte dal Ministero come elemento premiante di valutazione, no? Quindi si capisce la traiettoria del Ministero in questa direzione. Per il nostro progetto specifico abbiamo un partenariato articolato, ma è stata una scelta. Infatti il nostro partenariato si articola in 3 tipi di partner. Abbiamo gli enti che hanno a che fare molto più con il profilo alto della tecnologia, ad esempio le università, i centri di ricerca vicini alle università, che sono quelli più vicini alla tecnologia di confine, no? Non dimentichiamoci che qui non parliamo di innovazione in senso generico del termine, ma in maniera specifica di tecnologie basate su intelligenza artificiale, cyber security e performance computing. Quindi ci sono degli enti di ricerca che ci portano lo stato dell'arte della tecnologia. Poi c'è un partenariato industriale, che è quello che ha le soluzioni pronte all'uso, che dobbiamo far sperimentare ai comuni per guidarli bene verso l'innovazione. E poi abbiamo partner che ovviamente ci supportano nell'ecosistema verso le pubbliche amministrazioni locali, come ad esempio ANCI, ANFOV e altri consorsi di pubbliche amministrazioni locali, che ci faciliteranno nella creazione di questo networking. Certo, infatti pensavo che, a parte i servizi di cui parlavamo, quanto può essere importante per un comune, piccolo ma anche grande, far parte di una rete a livello anche europeo. Cioè, nel senso, io immagino sia difficile per piccoli comuni, ma anche medi, cercare di prendere soluzioni anche all'estero, che magari sono quelle più adatte, perché poi ogni comune va a sé, magari non c'è un comune simile che ti possa dare ispirazione in Italia, sta all'estero, però naturalmente tu se non c'entri in contatto non lo saprai mai, e anche questo è un po' il è verissimo, l'obiettivo. Tanto vero che noi, oltre al network che è garantito dall'Europa attraverso il DTA, abbiamo un accordo nostro proprio come EDIC con altri EDIC europei, sono altri 6, che offrono servizi simili in altri stati membri, quali ad esempio, solo per citarne alcuni, la Spagna, la Grecia, la Polonia e la Romania. Certo. Quindi è proprio vero quello che dici tu. Bisogna però, diciamo, in maniera più sinergica interfacciarsi con hub che abbiano questo focus specifico e dedicato alla pubblica amministrazione locale. Certo. Allora, ricordiamo che domani, il 18 maggio, dalle 11 alle 12, è previsto proprio un talk dedicato al progetto. Noi lo ricordiamo perché naturalmente qui dalla Web TV tentiamo sempre di invitarvi qui al Palazzo dei Congressi a Forum PIA 2023, e se siete interessati al progetto, domani ci sarà proprio questo talk, e di cui si parlerà proprio di questo. Sì, è vero. Allora, domani ci saremo sia io che il professore Pirlo, che sarà presidente del consorzio del progetto EDH4DT, e poi avremo ospiti appunto il dirigente Raffaele Spalloni del Ministero delle Imprese del Made in Italy, che ci appunto testimonierà l'importanza strategica di questi progetti del Ministero. Avremo il dottore Vittorio Colaprice, che è rappresentante della Commissione Europea in Italia e quindi ci darà la prospettiva europea. E poi avremo il professor Ernesto Damiani, che è il presidente del consorzio Cini, e il professore Nicola Mazzocca, che ci porteranno appunto delle altre testimonianze sulla rilevanza di questo tipo di progetti. Vi aspettiamo. EDH4DT è qui in manifestazione con uno stand, certo, dove si può chiedere, insomma, ogni tipo di informazione sull'avvio, certo, sull'inizio, su come parte. Certo. Noi partiamo anche a brevissimo con le attività di formazione, finisce il forum, abbiamo pronto il lancio del percorso competenze digitali, devono solo iscriversi. Esatto, contattateci, cioè il sito è già disponibile, trovate tutte quante le informazioni di contatto, www.edh4dt.eu, e trovate tutti i miei riferimenti per potermi contattare. Benissimo. Grazie. E ringraziamo Lerina Aversano, professoressa all'Università degli Studi del Sannio, coordinatrice del progetto ED4DT, e Giovanna Stagno, grazie. Grazie Maurizio, grazie Lerina. Grazie a voi. Torniamo tra qualche minuto con le trasmissioni di Forum PIA Pop. A tra poco. Grazie.